la seduta del 24 luglio. Il Consiglio regionale il 24 luglio ha approvato la legge per la lingua dei segni ed ha concluso il dibattito generale sulla proposta di riforma della legge urbanistica. In una pausa dei lavori l'ufficio di presidenza ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, IPLA. Legge per la lingua dei segni. Il Consiglio regionale ha approvato con 34 sì, 4 no e 8 non partecipanti al voto la legge per la promozione della lingua dei segni. Il provvedimento stanzia 150.000 euro l'anno. Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione Sanità e sottoscritto da tutti i consiglieri per abolire le liste di attesa per eseguire gli interventi di impianto cocleare e per consentire l'integrazione scolastica e sociale delle persone sorde. Salutando Europa Cantat. Dal 27 luglio al 5 agosto Torino canta in coro. Il capoluogo piemontese è tappa di Europa Cantat, il più grande evento di canto corale europeo. Per dare il benvenuto alla manifestazione, il Consiglio regionale il 25 luglio ha presentato Salutando Europa Cantat nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris. Protagonisti tre gruppi, il coro delle voci bianche Arte e Musica, il coro baiolese e la Grangia, tre diversi modi di promuovere attraverso il canto tradizione e identità piemontese. Ricevuto Hoffman, veterano dello spazio. Jeffrey Alan Hoffman, professore dell'MIT e astronauta operativo fino al 1997, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris da Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale, e Ugo Cavallera, vicepresidente della Giunta. Hoffman, coordinatore del progetto Sistemi di Tecnologie per l'Esplorazione Spaziale, cofinanziato dalla Regione Piemonte e dall'Unione Europea, era accompagnato da Piero Messidoro, direttore programmi avanzati di Thales Alenia Space. Un secolo di locomozione in mostra a Candelo. In carrozza, a cavallo, in treno, in auto, comunque sempre in movimento. Sono i temi ritratti nella mostra promossa dal Consiglio regionale, dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. La rassegna fotografica è esposta nel medievale Riceto di Candelo a Biella fino al 3 agosto.